Ciao a tutti e a tutte, benvenuti e bentornati nel mio canale, io sono Claudia. Siamo a Lisbona, io e il mio cameraman Jonathan, che si sta gentilmente prestando per fare questo video e aiutarmi. Scusate intanto le condizioni, ma mi sono appena fatta 5 rampe di scale con la spesa in mano e è stato un po' faticoso. Infatti niente, perché ve lo sto dicendo? Perché ho deciso di fare il mio primo svuota la spesa, o meglio, ne ho girato uno piccolo. Questa volta abbiamo fatto la spesa più grossa e abbiamo speso praticamente lo stesso, quindi ho detto ma rigiriamo e facciamo vedere un confronto rispetto alla prima spesa fatta. Niente, se può interessarvi non lo so, io vi mostro cosa abbiamo preso e ci vediamo a fine video. Ok, allora questa è la spesa di ieri, abbiamo preso questo mega pacco di pane, sia per la colazione, per farlo tostato, insomma pane in generale sempre utile, e due pacchi di pasta che abbiamo già aperto ieri ed è buona, un po' di banane, un bel casco che ci sta, ci piacciono, un bel verde, sì, due cipolle, una è già aperta perché ieri appunto abbiamo fatto la pasta, e del limone Lipton al limone e zenzero. Di solito provo quello del Twinings, però sono curiosa di provare anche questo perché mi ispira. Allora, passando alle cose beauty, diciamo, a Gio serviva uno spazzolino, perché cosa più banale del mondo è dimenticarsi lo spazzolino a casa. Capita. E quindi abbiamo preso spazzolino per lui, e sempre per lui, perché io vedo dura usarlo, la schiuma da barba. Io mi sono presa l'acetone per le unghie, il solvente, mi sono portata 3 smalti in croce, però insomma dovrò toglierlo prima o poi, quindi l'ho preso. Io poi ho preso questa crema viso, sono curiosissima di provarla perché c'erano solo le classiche Nivea in alternativa che hanno dentro il petrolio e non mi ispirava. Mentre questa Bonté, dopo cercherò un po' di recensioni, c'è scritto che ha anche effetti calmanti, rilassanti, boh, altre cose comunque che sembrano positive, poi per la pelle sensibile, quindi mi ispira, vi saprò dire. Poi abbiamo preso un po' di Wüstel, perché ci sta. Un po' di Wüstel. Della carne di suino, perché anche questa ci sta. Una mozzarella, perché me la metto nell'insalata, giù non piace. Lo so, strano, ma non mi piace. Succede, io quindi ne ho presa solo una per evitare scadenze, eccetera. Olive, nel sugo, nell'insalata ci stanno sempre. Abbiamo trovato queste due zuppe della Knorr che ci ispiravano. Non uccidermi mamma, perché di solito non mangio zuppe e minestroni, però stranamente queste mi ispiravano, ho detto proviamole. Sono una al pomodoro e una al gamberi, sì, polpa di gamberi, sì. Vi sapremo dire anche di questi, anche se sicuramente tutti l'avranno provate già tranne noi. Poi abbiamo, ci sono 4, 6, 8, 8 yogurt alla frutta. Poi abbiamo preso, non mi capisco qua, insalata a volontà ovviamente. Frutta, abbiamo preso un po' di susine perché andiamo matti e quindi... Andiamo matti, punto. Cioè, ci piace. Andiamo matti, sì. Diventiamo matti quando le mangiamo. Poi reparto schifezze. A Joe ispiravano molto questi budini come dessert, quindi stasera abbiamo anche il cacao dessert. E poi abbiamo preso questa, detto che la Dia, abbiamo notato che è una marca molto famosa, cioè economica e famosa qui a Lisbona, abbiamo detto proviamo la loro crema di cacao, quindi una Nutella tarocca semplicemente, non giriamoci tanto intorno, ci ispirava, abbiamo detto cambiamo dai. Del sale grosso, perché ieri sera abbiamo scoperto che non ce l'abbiamo e abbiamo fatto la pasta usando il sale fino. E beh, non era così male. Non era così male, messo tanto, in eventualità, insomma, ce l'abbiamo. Un po' di pane fresco, per stasera poco, perché alla fine non ne mangiamo molto di pane. Come verdura abbiamo preso una mega zucchina e 4 carote, che ci piace un sacco, zucchine e carote, insomma noi ne mangiamo parecchie, e un po' di pomodori. Qui abbiamo un paio di limoni, anche questi ci stanno sempre. Poi abbiamo preso del tonno naturale, senza olio, quindi dovrebbe essere buono, sempre vedete di questo Dias, che boh, vedremo, sembra valido. Poi abbiamo preso dell'olio basico, ci sta, aceto balsamico di Modena, quindi l'Italia ci segue, ed infine del vino rosso, che può accompagnare solo, giusto, per giusto. Alternare all'acqua e con la carne, insomma ci sta, questo adegade, pegosh, va bene. Comunque, acqua ovviamente, perché l'acqua ci sta sempre, va bene, è fresca e buona. Bevete acqua ragazzi,
caffè, perché qui abbiamo il bollitore, quindi prendiamo questo e non è tremendo, ovviamente non è come nella moka, però intanto ci accontentiamo e il sapore è anche buono, quindi ok. Più il latte con questa simpatica faccina, che è parzialmente scremato in teoria, meglio gordo. Pane Bimbo, perché lo sfruttiamo un sacco questa fete, sempre a colazione, pranzi, cena eccetera, perché abbiamo il tostapane. Poi, siccome il lavoro non ci dà molto tempo per pranzare, abbiamo preso questi noodles, magari quando vogliamo farci qualcosa di veloce senza perdere troppo tempo. Fazzoletti perché servono, dentifricio perché anche lui serve, della Bontè, che è una marca che abbiamo già provato, però ci sta piacendo, quindi proviamo. Bontè. Pasta, stavolta abbiamo preso spaghetti e i fusilli. Bollette per il bucato, molto interessanti, carine, molto colorate. Dei wurstel, perché ok, come carne abbiamo preso wurstel e 4 hamburger. Sì. Per cambiare, l'altra volta abbiamo preso... la carne del porco. Esatto, vabbè. Meglio. Una mozzarella, perché qua se la fanno pagare d'oro questi maledetti, però a me piace. Burro, perché è burro. Delle azzorre. 2 di tonno al naturale, ci era piaciuto molto, l'abbiamo ripreso. Poi questi yogurt che hanno 3 gusti differenti e per il prezzo che avevano sono parecchi e ci stanno. Fragola, mango e pesca. Vino perché tinto. Carne senza vino, che carne è? 1 litro di pomodoro. Un altro litro di pomodoro. Buonissimo questo pomodoro, sugo di pomodoro, quindi l'abbiamo ripreso perché ci piace. Quindi un bel litro di polpa del tomate. Della maionese per quando vogliamo qualcosa di più sfizioso. Poi venga le insalate iceberg, che sono secondo me le più buone e più versatili, quindi ne ho preso 2. Questi choco choc classic jungle party ci ispiravano per cambiare insomma colazione, pranzo cena tu quando abbiamo voglia di cioccolata jungle party. Poi abbiamo preso, oggi per pranzo abbiamo deciso di provare questo pollo con, vabbè sarà pollo e pezzetti di pollo insomma, coscette, non lo so. Comunque c'era una mini rosticceria dentro il supermercato e quindi abbiamo detto vabbè proviamo, abbiamo pranzo già pronto, comodo. E insieme abbiamo preso delle patate che penso che farò in pentola al burro. E come frutta e verdura poi abbiamo preso altre cipolla, che è sempre utile. Carote e una zucchina abnorme. Sì, qua sono davvero grandi le zucchine, vabbè. 2 pomodori, come vedete tutta la verdura enorme. E infine come frutta, pesche, banane e susine. Susine, sì. Insomma, scusate ragazzi, abbiamo preso anche il tè bianco. Abbiamo già preso quello lì al limone e zenzero. Quindi una cosa più leggera per cambiare, ci ispirava. In teoria abbiamo mostrato tutto e tutta questa spesa è costata meno di 40 euro, quindi direi ottimo per 40 euro in 2, fidatevi che è roba che ci basta avanza, quindi bene, brava Lisbona. Il video è terminato, spero che vi sia piaciuto, se è stato interessante, non lo so, non ho mai portato questo tipo di contenuto nel canale, quindi fatemi sapere con un commento se vi è interessato o se vi fa schifo, così non lo faccio più. Nel caso non siete iscritti, iscrivetevi premendo sul pulsantino rosso per vedere tanti altri video sia di Lisbona e anche altri contenuti di moda, lifestyle, eccetera. Quindi niente, grazie per aver guardato questo video e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!